Come avete letto anche su www.notiziaudaci.it, Franck Ribéry ha avuto un incidente nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 febbraio, intorno alle 4 del mattino. L'incidente si è verificato a Capaccio Scalo, zona Lauria, con una vettura sportiva, un'Audi sportiva che si è schiantata, scusate, si è schiantata contro un semaforo. Comunque è andata fuori strada, si è danneggiata. Per fortuna il campione francese non ha riportato gravi conseguenze, è stato medicato all'ospedale di Battipaglia con un congiunto, una persona comunque era in auto con lui, e ha riportato un lieve trauma cranico. Sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi, per questo motivo non sarà disponibile per il match del Meazza contro l'Inter, che si giocherà venerdì 4 marzo in anticipo. Questa, diciamo, è la notizia cruda e secca, diciamo, cruda, per essere sintetici. Poi è ovvio che dietro questa la notizia poi porta una serie di considerazioni ed ha scatenato inevitabilmente anche delle polemiche, perché Ribéry stava alle 4, era alle 4 di notte in giro, non era rientrato a casa per dormire serenamente in attesa degli allenamenti, c'era un regolamento interno che prevede un orario di rientro per i tesserati. Beh, sono poi domande che ovviamente solleticano i curiosi, gli sportivi o coloro che magari vogliono subito puntare l'indice, senza puntare il dito, senza sapere benissimo, senza sapere tutti i particolari di una vicenda, la cronaca poi. Quando si tratta poi di trattare determinate situazioni, uno dovrebbe avere tutti gli elementi del puzzle a disposizione. Di sicuro, da professionista e da capitano della squadra, Ribéry, visto anche che è un campione, un punto di riferimento non solo per la Salernitana, ma anche per tanti giovani che si avvicinano a questo sport, avrebbe dovuto avere un altro comportamento e rientrare e non essere, diciamo, lì, a non essere in auto alle 4 del mattino e trovarsi in una situazione del genere, anche se la ripeto, la società ha anche precisato che non era lui al volante, però al di là di ciò, un professionista credo che alle 4 del mattino stia a casa a dormire. Al di là di tutto, anche se l'allenamento non è previsto la mattina, la Salernitana si è allenata poi nel pomeriggio, quindi probabilmente anche per questo Ribéry si era concesso questa serata questa digressione, questo momento di svago, chiamiamolo così, e quindi di fare anche un po' le ore piccole. Però ovviamente ci sono delle situazioni che un professionista conosce benissimo e dovrebbe dare il buon esempio. Però al di là di questo, io non credo che bisogna neanche crocifiggere Ribéry, che fino a pochi mesi fa, a settembre, era osannato quasi da tutti, che l'avevano ringraziato per aver, tanti tifosi l'avevano ringraziato per aver abbracciato la croce salernitana, in tanti lo vedevano come il messia, come l'uomo che poteva guidare la Salernitana verso un'impresa salvezza. Non è che si può cancellare tutto per un errore umano, per neanche un errore umano, voglio dire, per un momento di goliardia, che sicuramente si poteva evitare, però voglio dire, chi è che non ha fatto delle cavolate in vita sua? Le cavolate si possono fare a 20 anni, ma si possono fare anche a 40 anni, e al di là al di là del nome, se sei un fenomeno o se sei una persona qualsiasi, qua non è questo il discorso. Quindi voglio dire, adesso passare da un lato all'altro non mi sembra neanche
il caso, voglio dire, anche perché c'è una società che appena un paio di settimane fa ha punito con l'esclusione dalla lista dei convocati Bonazzoli perché, come aveva sottolineato il DS Sabatini, non era sereno, non era in una situazione tale a livello personale che permettesse di scendere in campo. Quindi la società ha avuto il polso fermo di prendere determinate decisioni nei confronti di un giocatore importante come Bonazzoli, che è il capocannoniere della squadra, lo stesso ovviamente farà per Liberi, ma questo ovviamente si tratta di un giocatore che sarà comminato, prendo una sanzione, non so se sarà tolta la fascia di capitano, sarà Nicola a decidere se tenerlo fuori per qualche partita in più o meno. Queste sono valutazioni che aspettano all'allenatore, di concerto poi sicuramente si confronterà anche con il calciatore per comprendere cosa è successo, però voglio dire, non credo che questa società che ha mostrato polso fermo, pugno duro con Bonazzoli, non se, verificherà, se accerterà che ci sono state delle responsabilità tali da dover punire il calciatore, sicuramente non si tirerà indietro. È inutile chiedere giustizia sommaria. Io penso che, e credo che la società sappia benissimo quello che deve fare, così come Ribéry sicuramente sarà rammaricato, però, dopo aver anche compreso che quanto accaduto magari ha fatto storcere un po' il muso a qualcuno che avrà capito oltre di più che magari anche chi si è arrabbiato, siccome ha grandi aspettative nei suoi confronti, lo fa anche per una questione di affetto, perché voglio dire, si aspettano che sia un elemento, si aspettano da un giocatore come Ribéry quel qualcosa in più in grado di dare a questa squadra, di far compiere un salto di qualità. Questo l'ha fatto ad intermittenza, a dire il vero. In qualche partita è stato decisivo, in altre decisamente meno, ed ovvio che anche per questo adesso la gente magari lo valuta in ben altro modo. Però voglio dire, non sono per la crocifissione del calciatore, perché comunque perché gli errori li possono fare tutti. Siamo di fronte a un campione, sarà il primo ad essere rammaricato, anche perché non potrà essere della partita del Meazza con l'Inter, quindi questo già è una punizione sia per lui che per la squadra, che avrà, diciamo, una risorsa in meno su cui puntare in un match comunque difficile, come sappiamo. Quindi vorrei anche dire a chi ai giustizialisti della prima ora che, come hanno attaccato, criticato la decisione dell'esclusione di Bonazzoli, voglio dire, non è che si può chiedere che venga mandato al patibolo Ribéry e poi dire no, per Bonazzoli invece ripeto, Sabatini, non Colantuono, ha detto che il giocatore non era sereno in quel momento ed è stato escluso per questo motivo. Voglio dire, non è che ci sono due pesi, due misure. Io credo che, come è stato fatto in quel caso, la società farà le sue opportune valutazioni anche in questa situazione, valuterà quale tipo di provvedimento prendere, se prendere un provvedimento nei confronti di Ribéry. L'importante è che il giocatore stia bene, che non sia accaduto niente di grave, e che, insomma, questa parentesi si chiude in fretta. Ripeto, qui voglio dire, negli ultimi giorni di polemiche ne ho sentite, quando si parla di Salernitana sui social, soprattutto sui social, a dire il vero, se ne leggono un po' di tutti i colori, tra cambi di vedute improvvisi, complotti non meglio chiari, perché per fortuna, o comunque voglio dire, io, anche se in maniera un po' così particolare, la Salernitana il suo campionato di Serie A l'ha disputato, se c'era un complotto ordito nei confronti del club Granata, io credo che non sarebbe stata proprio iscritta
al torneo di Serie A, ne l'avrebbero iscritta perché dovevano farsi due risate. Io credo che chi ha fatto addirittura la Lega di Serie A voleva si era espressa per il rinnovo, per il prolungamento del trust, quindi figuriamoci, tutto questo complotto non lo vedo, anzi, meno male che sotto un certo aspetto è arrivato quell'ultimatum di Gravina, che poi bisognava capire quanto ultimatum era, comunque che ha portato al cambio di società, che è la vera vittoria di questa stagione salernitana, che adesso ha una proprietà che non ha nessun tipo di peso da portarsi dietro, non ha nessun tipo di limitazione, può lavorare e progettare senza pensare di avere dei limiti per il futuro. Quindi, se sarà Serie A, noi ce lo auguriamo, e a chi ovviamente pensa che sia finita, onestamente, i conti, diciamo, poi si fanno alla fine. Cioè, sono ancora delle speranze. C'è chi ha già cantonato il De Profundis quando, dopo il pareggio col Bologna. Vediamo, ripeto, la Serie A giocare, come ho detto, in altre circostanze, partita dopo partita, cercare di vincere, e per vincere bisogna tirare in porta il più possibile. C'è stato un miglioramento nella fase di possesso palla, la squadra inizia ad essere, diciamo, a essere più squadra, proprio il caso di dirlo in questo caso, visto che prima, diciamo, il gioco della Salernitana era di conservare, di arroccarsi in difesa, tentare qualche ripartenza, ma non c'era niente, perché la squadra, tecnicamente, i protagonisti non erano, purtroppo, senza offendere nessuno, all'altezza della situazione. Ora c'è una squadra, ha bisogno comunque di tempo, perché molti sono arrivati a fine gennaio, di conoscersi meglio, il tempo un po' stringe, però io credo che non stiamo tanto lontani da avere proprio un optimum di 11, o comunque di un gruppo che possa dare l'assalto a questa benedetta salvezza, questa difficile salvezza. Quindi non mi aggrapperei nemmeno alla questione dei rigori e non rigori, perché poi sullo stesso episodio anche arbitri, c'è chi lo valuta in un modo e chi lo valuta diversamente. È anche difficile là, poi sulla questione VAR, credo che sia un problema a livello di italiano, dover fare chiarezza su tante cose, i protocolli, ma questo è un altro discorso. Ripeto, se la Salernitana, che è migliorata nel possesso palla, riesce anche ad arrivare con più continuità al tiro, alla conclusione, a essere più concreta in fase offensiva, io credo che alla fine arrivino anche i risultati e le vittorie. Se invece ci dobbiamo appigliare ogni volta all'episodio, è anche un po' più difficile. Sì, sicuramente se qualche volta gli episodi sono favorevoli, con un pizzico di fortuna in più, questo qua neanche guasta. Però voglio dire, è bello anche vincere con le proprie forze, dimostrando di saper produrre, di saper creare quante più situazioni possibile per arrivare a quel risultato. Se vedete la partita col Bologna, non è che la Serena ha tirato tantissimo nello specchio della porta, eh. Quindi, voglio dire, per vincere la partita è fondamentale quello. Quindi più occasioni più si creano, più possibilità ci sono. Quindi iniziamo, dopo che si è migliorato, si inizia ad avere una parvenza di organizzazione di gioco. Speriamo adesso che si migliori anche questo ulteriore aspetto e si faccia il salto di qualità definitivo subito, a breve, perché quello purtroppo il tempo scorre, e che si possa vedere già da Milano, dalla partita con l'Inter, anche se sulla carta sembra una scalata, una vetta quasi impossibile da scalare, però mai dire mai. Ci sono tanti esempi, soprattutto in questa fase della stagione, di squadre che sono riuscite a sovvertire il pronostico. E poi non è detta l'ultima parola, anche perché, come ci sono squadre che hanno nel girone di ritorno migliorano e di molto il loro rendimento, ci sono squadre che possono inaspettatamente crollare. Solo che la Serenità deve farsi trovare pronta, e per farsi trovare pronta deve vincere le partite e migliorare il suo ruolino in fase offensiva. Questo è quanto. Ci teniamo aggiornati sulle vicende Granata, e per quanto riguarda tutto il resto delle notizie, seguiteci su www.notizieaudaci.it e sui canali social Facebook, Instagram. Noi ci siamo, cerchiamo di
darvi quante più informazioni possibili, sperando di farvi cosa gradita e di essere utili in qualche modo, e poi anche di alleggerirvi con delle notizie più soft, come può essere l'intrattenimento, lo spettacolo, il gossip. Ci risentiamo alla prossima.